Oggi siamo a casa di un noto influencer, uno che ha sicuramente colpito le persone con i suoi fantastici video. Stiamo parlando di Ruben Ash e noi siamo venuti fino a Verona per incontrarlo. Inizia YouTube Cribs Italia. Ah, sei tu! Ciao YouTube! Che fai là fuori? Entra dentro, questa è la mia dimora! Una volta entrati ci troviamo in soggiorno. Qua c'è il divano, qua abbiamo la TV, le mensole, qua c'è il tavolo. Da questa parte invece abbiamo la cucina dove preparo tutte le ricette e dove cucino. In realtà non cucino quasi mai, comunque lasciamo stare. Vi faccio vedere un pezzo d'arredo incredibile, ragazzi. Guardate cosa ho scovato. Eh sì, è proprio lei. Cioè, ragazzi, non serve neanche che vi dico cosa sia. Ovviamente stiamo parlando della Skyline R34 di Brian O'Connor in Fast and Furious 2. Un pezzo incredibile, fatto di Lego. Certo, e chi è che non conosce la skyline di Fast and Furious? Un elemento che non può mancare a casa mia è la console. Infatti queste sono due PlayStation, una è la 3, una è la 4, perché io gioco ancora ai vecchi videogiochi, non come quelli infami dei miei amici che non giocano più a questi bellissimi giochi. Ovviamente io sono un esperto di Call of Duty Black Ops, sono un vero veterano e anche Black Ops 2 me la cavo veramente bene. Questi sono i miei giochi preferiti, sono ancora della 3. Quindi gioco ancora ai vecchi videogiochi, mentre il mondo diventa più moderno, le tecnologie avanzano, io rimango ancora qui con i miei videogiochi preferiti, non quelle cavolate che giocate voi. Questa invece è una telecamera con cui controllo la casa, sorveglio il pilù e è veramente utile perché può ruotare anche di 360 gradi, quindi posso controllare che cosa succede in casa ed è veramente utile se avete cani o bambini, io ve la straconsiglio. Potete controllarla dallo smartphone e potete anche registrare ciò che accade nella casa e può registrare anche le 24 ore prima. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Qui invece abbiamo lo speaker dello Xiaomi che è quello di Google. Ok Google, che ore sono? Sono le 10:44. Perfetto, questa è la funzione che uso di più, è chiedergli l'orario, insomma. E vi faccio vedere anche una cosa interessante. Lui si offende perché dicono che questi accessori non hanno un'anima, però se lo offendi, lo chiami in un modo strano, si accende qua, però non ti risponde. Guarda, ok, noodle. Che ore sono? Non rispondi perché si offende, ragazzi, cioè è una cosa incredibile, fa veramente ridere sta cosa. Vabbè, passiamo avanti. Ok, Ruben, molto divertente. Vieni YouTube, che ho ancora tante cose da farti vedere. Da questa parte abbiamo il condizionatore che riesce ad arrivare sia in cucina che chiudendo di qua arriva anche nella nostra stanza. E abbiamo una scarpiera e invece di qua proseguiamo con il bagno. Questo è il bagno di casa mia, come vedete è abbastanza sobrio. E qua abbiamo il box doccia. E fatemi sapere cosa preferite, se il box doccia oppure la vasca. Io sinceramente preferisco la vasca. Una cosa, una domanda, ma c'ho lo scarico che è intasato? Ho provato con Mister Muscolo a fare con lo stura lavandini, tutte queste robe qua, ma non funziona, cioè è completamente intasato, si continua ad allagare. Cioè, se avete qualche soluzione, ragazzi, scrivetela qua sotto nei commenti. Poi qui abbiamo anche la finestra, così mentre sto defecando posso guardare l'esterno. Di qua abbiamo la terrazza che poi vediamo dopo. Insomma, quella è la vera chicca della casa. Proseguiamo. Da questa parte abbiamo la camera da letto e di qua infatti c'è il letto che sotto c'è un contenitore, quindi questo si alza. Da questa parte abbiamo la TV, qua abbiamo qualche quadro con i nostri amici e da questa parte invece abbiamo l'armadio dove teniamo appunto l'abbigliamento. Da questa parte abbiamo la cassaforte. Ovviamente, ragazzi, nessuno usa più nel 2024, abbiamo tutti i soldi sul conto, quindi se qualcuno avesse qualche strana idea, sapete che qua non teniamo niente. Non so neanche come si apre, a dire la verità. Qui abbiamo il mio angolo, perché io dormo da questo lato. Abbiamo un libro che sto leggendo adesso, che è Lo scrigno del tempo. Sembra interessante, insomma, una storia di narrativa. A me piace leggere piuttosto che stare a scrollare su TikTok prima di andare a dormire, che fa male. Vi consiglio di leggere un libro piuttosto. Su questo non posso assolutamente darti torto, Ruben. Non c'è niente di meglio che leggersi un bel libro prima di andare a dormire. Questo è un ritratto a cui tengo molto, che ha fatto un artista di strada che abbiamo incontrato a Lignano Sabbiadoro mentre eravamo lì in vacanza.
che ritrae me e la mia fidanzata. È datato infatti è stato fatto nel 2019, infatti c'è scritto qua da Check-in, mi sembra che si chiama l'artista. Veramente bello, mi piace molto. Qui invece abbiamo qualche foto che abbiamo fatto con i nostri amici, la nostra famiglia e insomma dei bei ricordi insieme. Qui c'è una finestra, vediamo cosa c'è fuori. Questo è un piccolo balconcino, come vedete. Qua c'è il coso del condizionatore, qua teniamo dentro l'armadio, vabbè, cose che non vi interessano, scarpe, quelle robe lì. E quindi fa anche abbastanza comodo perché da questa parte passa il sole nei pomeriggi d'inverno e quindi ci si può mettere qua e prendere il sole. Ma ora YouTube, ti faccio vedere il pezzo forte di questa casa. Vieni con me. Eccolo qui, ragazzi. Questo bellissimo terrazzo è veramente una cosa, un elemento incredibile di questa casa, perché vedete qua c'è la panca, qua c'è la mia sdraio, mi metto qua tranquillo, facciamo le grigliate con gli amici, qua abbiamo le mie piantine, salvia, peperoncino, rosmarino, basilico, insomma tutto questo verde insomma fa molto bene, e soprattutto qua non c'è nessuno che mi rompe i coglioni. E sto parlando proprio di te, caro dottore, infatti vedi questo? Questo te lo puoi ficcare nel c***o. Questo tavolo è apribile, quindi si può allargare. Qua abbiamo il narghilè, perché magari una fumatina ogni tanto ci sta, ovviamente senza nicotina, perché io non fumo e non voglio promuovere il tabacco e altre cavolate, perché sono pro alle cose di salute, quindi andate in palestra, un'alimentazione corretta e tutte queste altre cavolate. Tra l'altro anche il pilù beneficia di questo terrazzo, perché è sempre qui che guarda i gatti che passano, le persone, quindi è molto curioso e c'ha tante cose da fare, insomma, osservando il mondo all'esterno di questa casa. Non abbiamo ancora finito YouTube, dobbiamo fare il tour completo? No, questa è la cantina, c'è un po' di casino, lasciate stare, però dovrei metterlo a posto effettivamente. Questo invece è il garage, qua ci metto la macchina, c'è la bicicletta, dietro c'è pure la moto, quindi abbastanza spazioso per contenere una macchina e una moto dietro, e poi anche qualche altra cianfrusaglia. Dov'è situata la casa? Beh, questa casa si trova esattamente a 10 minuti dal centro di Verona, quindi in una posizione davvero ottima. Non posso rivelarvi il quartiere perché giustamente c'è la privacy, poi non voglio trovarmi fan sotto casa ed è giusto che mantenga la mia privacy. Ora parliamo di quanto mi è costata questa casa. Beh, in realtà noi siamo in affitto, quindi non abbiamo fatto mutuo e non l'abbiamo acquistata, ma siamo dei semplici inquilini. E per entrare c'era richiesta una caparra che corrispondeva a 3 mensilità, quindi 1740 euro. L'agente immobiliare che ha mediato tra me e il proprietario di casa ha percepito una somma di 700 euro per il suo lavoro. E l'affitto che pago mensilmente è di 580 euro. Le spese condominiali sono di 684 euro all'anno, e quindi divise in due rate da 342, che sarebbero 57 euro al mese. Quindi in totale, tra l'affitto e le spese condominiali, al mese vado a pagare 637 euro. Beh, cosa ne pensate di questa casa? Vi piace? Ma soprattutto, vale i soldi che spendo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto questo, se volete supportarmi, iscrivetevi al canale, lasciate un pollicino in su, seguitemi su Instagram e ci vediamo a un prossimo video. Ciao 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 ciao!